Ciao ragazzi e benvenuti al video pronostici per la 33esima giornata di Serie A. E cominciamo subito. Sabato 22 aprile ci sarà alle 18 Atalanta-Bologna. L'Atalanta si gioca tantissimo, Bologna non ha più nulla da chiedere al campionato, credo che l'Atalanta vincerà, porterà a casa questi 3 punti, quindi giocherà l'uno dell'Atalanta, partita veramente importantissima proprio per quanto riguarda la lotta Champions League. È molto importante invece per quanto riguarda la lotta Europa League alle 20:45 Fiorentina-Inter. L'Inter si gioca tutto, nel senso che o vince questa partita o veramente abbandona tutte le possibilità di ottenere il pass europeo, mentre la Fiorentina, vincendo contro l'Inter, potrebbe incredibilmente rientrare in piena corsa per un posto europeo. È veramente incredibile questa partita, nel senso che non so una vera favorita. Credo che l'Inter non potrà fallire un'altra partita. E metto il. Ma attenzione, la Fiorentina viene dal derby perso, quindi gioca la doppia chance 1-2. Alle 12:30 domenica invece Sassuolo-Napoli. Io non credo che Napoli avrà particolari problemi a battere il Sassuolo, credo che venga nella, è la squadra che viene nel momento migliore per il Napoli e col loro gioco può sicuramente battere il Sassuolo, che anche lui ormai bisogna dirlo, ci sono tante squadre che ormai più hanno il campionato che per loro è, diciamo, finito mentalmente, nel senso che non hanno più obiettivi. Sassuolo è una di queste, il Napoli secondo me ne farà un suo boccone. Udinese-Cagliari è la lotta tra due squadre che ormai giocano bene e con voglia, ma solo per l'onore, e qua credo che sarà un X grosso come una casa, infatti io gioco l'X, giocherei l'X tranquillamente. Sampdoria-Crotone, Crotone con le residue speranze per un sogno salvezza che ormai è sempre più solo sogno. E Sampdoria invece che sta continuando a fare un buonissimo campionato, mi giocherei l'uno della Sampdoria. Così come mi giocherei l'uno in Milan-Empoli. L'Empoli ha vinto il derby con la Viola domenica scorsa e ormai credo che sia ormai salvo. E Milan invece ha bisogno di punti importanti per quanto riguarda l'Europa League, perché potrebbe veramente qualificarsi anche direttamente senza passare dai preliminari. Quindi 1 Milan. La Lazio non può più sbagliare, visto che ne ha già sbagliate tante. La settimana prossima andrà in scena appunto il derby. E potrebbe distrarre la Lazio contro il Palermo, ma credo che la Lazio sia talmente tanto più forte del Palermo che non avrà problemi e sarà un 1 fisso. Chievo-Torino, qua partita che abbiamo visto le ultime due partite sia del Chievo che del Toro. Ormai il Chievo aspetta la fine della stagione, il Torino invece aspetta principalmente il derby. Che dire, partita secondo me tranquilla da X e credo di giocarmi tranquillamente l'X. La domenica sempre alle 20:45 però c'è Juve-Genoa e qua dipenderà tantissimo da come la Juve avrà smaltito le tossine del Nou Camp. Se la Juve avrà smaltito bene le tossine con un Genoa che anche loro ormai è un campionato che si appresta a concludere mestamente, per essere partita molto bene tra l'altro il Genoa, ormai è veramente in una fase di calo. Se la Juve gioca come sa giocare, non credo ci siano problemi. Bisognerà vedere come avrà digerito le tossine. Per questo gioco la doppia chance, metto l'1, che va sempre messo contro la Juve quest'anno in Serie A, e l'X, perché comunque secondo me se la Juve non ha assorbito come deveva le tossine del Nou Camp, potrebbe addirittura pareggiare. Lunedì 24 aprile finisce la giornata con l'ultima partita che è Pescara-Roma. Pescara con la Juve ha legnato, nel senso proprio a livello di Fabbri Ferrai, però non ha assolutamente fatto vedere chissà che cosa. E la Roma, secondo me, avrà bisogno di ripartire per due motivi: uno, per comunque riprendersi dopo il pareggio interno di domenica con l'Atalanta e far vedere di non essere in crisi; secondo, perché comunque il Napoli è dietro e il Napoli potrebbe addirittura, la Roma potrebbe giocare col pressing del Napoli, addirittura con Napoli avanti la Roma potrebbe giocare, quindi sarà una quasi rincorsa. Ed è importante per la Roma proprio perché precede il derby, dove i rischi purtroppo di perdere punti per cui in qualsiasi derby ci sono per qualsiasi squadra. Bene ragazzi, quindi io qua mi giocherei la vittoria della Roma nonostante tutto e niente, abbiamo finito questo video dei pronostici. Io vi invito sempre come sempre a mettere mi piace al canale, a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video e vi do appuntamento con i commenti sulla 33esima giornata. Ciao!